In primis andiamo con Alberto Laneve, che dovremmo avere al telefono. Buongiorno Alberto. Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie per questa intervista, per questo spazio dedicato. Grazie. Assolutamente, sei un giovane musicista, ma già con un bel curriculum. Hai studiato sassofono, ma soprattutto il 1 giugno sei uscito con questo album, che tra l'altro hai deciso di fare in copia anche fisica, cioè quindi CD e poi disponibile su tutte le piattaforme digitali. Sì, 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 dal 1 giugno sono uscito con questo mio nuovo lavoro, sono un sassofonista calabrese. Ed è un lavoro, insomma, orientato su una sperimentazione che va verso il solo sax con utilizzo di molti effetti, loop machine, elettronica. L'hai intitolato Night Windows. Sì, l'ho intitolato Night Windows, che è il titolo di un dipinto di Edward Hopper. In realtà tutto l'album è un concept che è ispirato ad alcuni dipinti di questo pittore statunitense che è Edward Hopper. Night Windows è uno dei brani che dà il titolo anche all'album. Questa è una bella curiosità, tra l'altro. Sì. Quindi, diciamo, hai realizzato queste musiche ispirandoti a questi dipinti? Sì, assolutamente sì, era un'idea che mi girava in testa da un po' di tempo, da un annetto e mezzo, e ho scritto delle composizioni perché ci sono dei quadri, alcuni dipinti di questo pittore statunitense del Novecento che stuzzicavano la fantasia musicale, e quindi da lì poi sono nati alcuni brani e naturalmente li ho messi insieme e ho creato questo concept ispirato a queste opere e dedicato a questo pittore del Novecento. Bene, deve essere davvero. Noi poi ascolteremo un pezzo in particolare di questo tuo album, e ne parliamo tra poco. Però deve essere proprio bello da ascoltare, no? Sai, con le cuffie. Cioè, immagino, insomma, abbinare delle musiche, lasciarsi ispirare dai dei dipinti. Lo sto immaginando così, non avendo ascoltato poco. Sì, sì, sì. Quando c'è la possibilità, il concerto, il live è anche strutturato in questo modo, nel senso che su ogni parlo di ogni composizione, naturalmente parlo del dipinto che mi ha ispirato, che è alle mie spalle, lo proietto alle mie spalle in modo che le persone si rendano conto e hanno una strada tracciata sull'idea che mi ha portato a creare questo brano. Bello. E del resto, io dicevo in apertura, giovane musicista, ma già con un bel curriculum, perché tu hai suonato in parecchi festival, no? Da quello di Spoleto a Castelfidardo, al Bergamo, a Milano, insomma, Roccella Jazz, Peperoncino Jazz Festival, insomma, davvero a livello live tutti i festival molto importanti. Ecco, quanto ti hanno dato poi in termini di professionalità questi festival e magari quanto ti hanno aiutato anche nella realizzazione? Poi sappiamo che registrare in studio è totalmente diverso rispetto a quello che è l'esibizione live. Sì, allora diciamo che io divido le due situazioni, nel senso che i live e questi festival fatti nel corso degli anni, ma anche le collaborazioni con alcuni fra i musicisti più bravi che abbiamo in questo territorio. Ho avuto la fortuna di collaborare con Pietro Condorelli, Marco Tamburini, Tino Tracan, insomma, che sono dei jazzisti di un livello molto molto alto, e quindi questo mi ha aiutato nel discorso del live, nell'apprendere nuovi modi di intendere la musica, mentre da un punto di vista di disco, questo insomma è fra collaborazioni, fra dischi dove sono stato ospite e dischi miei, è il 12° o 13°, non so bene, disco, quindi lì c'è un'altra storia, nel senso che anche lì l'esperienza mi ha aiutato ad affrontare il lavoro in studio in maniera diversa. Infatti questo ultimo lavoro Night Windows è stato registrato in presa diretta, nel senso che è in solo sax con utilizzo di loop machine, ma non ho fatto delle sovraincisioni in studio, ho registrato tutto direttamente, nel senso utilizzando la mia loop, la mia
attrezzatura, che poi è stata filtrata naturalmente negli studi di suoneria mediterranea, che ne approfitto per ringraziare e salutare l'ingegnere del suono Daniele San Filippo, insomma è una grande professionalità, che poi ha trasformato questo live in studio in un disco. Bene, Alberto, non possiamo ascoltare tutto l'album, però abbiamo scelto, perlomeno hai scelto, perché poi io mi preferisco che sia l'artista a scegliere la canzone da ascoltare in un album. Ed hai scelto Room in Brooklyn. Sì. Di cosa abbiamo capito che che ti sei ispirato dai quadri. Perché hai scelto questa canzone da far ascoltare al nostro pubblico adesso? Tanto è l'unica canzone dell'album dove c'è una guest, cioè Fabiana Dota, la vocalist Fabiana Pinto, che è una cantante in questa situazione, è ospite come vocalist, cioè utilizza la voce come se fosse uno strumento, utilizza vocalisti e non parole. E ho preferito mandare questo brano perché insomma rende da un punto di vista strutturale l'idea di tutto l'intero album, perché ci sono alcuni brani dove alcuni effetti non vengono utilizzati, mentre altri ne vengono utilizzati altri. Invece in questo è il brano più completo, e in più c'è anche l'ospite, l'unica ospite dell'intero album, e quindi ho preferito far ascoltare questo. Allora, prima di ascoltarcelo, Alberto, ricordiamo che è uscito il tuo album Night Windows, disponibile sia in versione CD sia su tutte le piattaforme digitali. E inoltre, ricordiamo ai nostri ascoltatori dove poterti seguire, i tuoi contatti social, per continuare a seguire Alberto Laneve in tutte le sue cose belle, musicali che fa. Io ho la mia pagina su Facebook, basta scrivere Alberto Laneve, o su Instagram, stessa cosa, alberto.laneve. E oltre al mio sito personale, dove comunque aggiorno con le ultime uscite, recensioni e consigli. Grazie ancora, buon weekend Alberto. Grazie mille, grazie per avermi invitato. Grazie a te per aver accettato. Ci ascoltiamo dunque questo Room in Brooklyn di Alberto Laneve.